E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Grazie per la pazienza, spero che tutti abbiate letto il mio posticipo del live che ho pubblicato su Telegram. Se non l'avevate letto, mi raccomando, seguitemi su Telegram perché è lì che poi vado a pubblicare quello che succede, quindi qualsiasi comunicazione che vi faccio e voglio che raggiunga il più numero possibile di voi, la faccio su Telegram. Quindi mi raccomando, seguitemi, oltre ovviamente ad analisi, notizie, tutte le cose che vi piacciono molto. Che dire, oggi come, cioè tanto per cambiare, giornata particolarmente bullish, abbiamo Bitcoin che fa nuovi massimi, ormai ci ha fin stufato, ci ha abituato troppo, non fa neanche più notizia, ma oggi è successo un casino atomico con BNB, non so se avete notato che cosa, cioè che pump allucinante ha avuto. Giusto per darvi un'idea, vi faccio vedere il grafico, l'ho condiviso anche su Facebook oggi perché il time frame mensile fa paura, cioè guardate che candela, vi sembra normale una roba del genere? Cioè una candela mensile che parte da 40 e arriva a 300, incredibile. FTT segue, insomma le exchange coin stanno vivendo un periodo di euforia abbastanza importante. Beh, Binance c'è da dire che ultimamente ha fatto molto parlare di sé, oltre che per l'exchange, che vabbè sappiamo tutti cos'è Binance, è un po' la Google, no, degli exchange, ma la Binance Chain. Dunque io volevo farvi vedere il BNB scan al posto di Etherscan, com'è che si chiamava? Binance Chain Scanner, eccolo qua, BSC Scan. Il numero di transazioni su Binance Chain è in aumento continuo. Questo perché? Perché buona parte della DeFi si sta spostando lì, cioè in realtà è sbagliato dire si sta spostando, perché di fatto su Ethereum c'è sempre, è sempre satura, non è che si stanno svuotando gli Uniswap, Sushi Swap, Curve per andare su Binance Chain, però di fatto la DeFi sta raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, in primis i retail, e un retail non si può permettere di utilizzare Ethereum, perché di fatto si becca una mazzata sulla fronte ogni qualvolta vuol provare a fare una transazione, e quindi ovviamente per movimentare magari 1000, 2000, 5000 dollari e pagarne 200 solo di gas fee non ti viene tanta voglia. Tra l'altro vi dico una piccola curiosità, che oggi parlavo con alcune persone che hanno vissuto in Olanda e mi hanno detto che, per farvi capire quanto è avanti l'Olanda nel mondo delle cripto, che qui in Italia si fa fatica ancora a capire come dichiararle e come non dichiararle, in Olanda se uno ha un'attività, insomma qualcosa che ha a che fare con le cripto, ma anche un reddito personale, le gas fee sono detraibili dalle imposte. Cioè quando ho sentito questa cosa, le gas fee di Ethereum, sono impazzito, ho detto no, troppo avanti, non ci posso credere. Niente, piccola parentesi curiosità, comunque il discorso è un po' questo, guardate, l'utilizzo della Binance Smart Chain è esponenziale, e questo è un altro fattore che, oltre al numero di nuovi utenti che sono sbarcati su Binance, che è pazzesco, ho visto un grafico che mostrava il traffico di Binance e abbiamo più o meno triplato o quadruplicato il traffico di punta dell'anno 2017, della bolla del 2017. È pazzesco, sono dati pazzeschi, e quindi insomma BNB sta subendo un effetto palesemente bolla, perché di fatto non, cioè solo un pazzo credo acquisterebbe a queste cifre. E pertanto insomma c'è questa FOMO su BNB e poi di traslato sull'exchange coin. Binance nel frattempo sta avendo un po' di problemi di sovraccarico, non so se avete notato, a me è venuto più o meno un infarto, che qualcuno di voi mi ha fatto lo scherzone, mi ha scritto: fa, oh Luca, vai a vedere il tuo wallet di Binance, il bilancio, apro zero. Ho detto: cosa è successo? Cosa sta succedendo? Poi ci sono dei problemi in realtà su AWS, su Amazon Web Services, che serve Binance, ma non solo, perché anche FTX ha dei problemi, e quindi temporaneamente appunto ci sono dei malfunzionamenti, in particolare sul wallet. Quindi non fatevi venire un infarto se vedete zero sul wallet, non è, mi auguro che non sia l'effettiva verità, ma verrà sanato a breve. Bitcoin, anche lui, come vi dicevo, continua a crescere, non ritraccia neanche un po', tra poco andiamo a dare un'occhiatina al grafico. Le altcoin invece stanno un po' soffrendo, ma
D'altronde, quando Bitcoin inizia ad avere questi virtuosismi, lo sappiamo, quando fa degli higher high, sappiamo che alla fine le altcoin sono quelle che soffrono un po' di più. Poi ormai tutto il capitale altcoin è concentrato su quelle degli exchange e di conseguenza non c'è più spazio per nient'altro. Ethereum sta continuando a soffrire, tutte le altre pure, e Chainlink invece no. Infatti Chainlink è interessante, oggi vi ho condiviso una posizione su Telegram che potrebbe essere spunto di un eventuale appunto setup long, ne parleremo più avanti quando andiamo a vedere un po' di grafici interessanti. Che dire, adesso inizio subito con le vostre domande perché secondo me siete belli carichi e belli sul pezzo, soprattutto dopo il video che vi ho fatto dove ho mostrato un po' un update del mio portafoglio. A tal proposito, in molti mi avete chiesto di autofarm, vorreste vedere un video dedicato ad autofarm. Ecco, io quasi quasi lo faccio la prossima settimana, però è davvero semplice per chi mastica un po' di ABC della DeFi. Se avete già visto il video che ho fatto su PancakeSwap, dove ho spiegato come configurare MetaMask per la Binance Smart Chain, il più è fatto, perché poi qui è di una semplicità pazzesca. Come vedete, AutoFarm è simile a Bifi Finance, è simile a Yearn Finance, è uno di quegli aggregatori di piattaforme DeFi che sostanzialmente ti permettono di utilizzare altri protocolli. Qua vedete, l'interfaccia è semplicissima. Voi scegliete dove andare a dare liquidità, ci sono i pool o gli asset singoli, e avete un rendimento esagerato. Perché? Perché farmate, oltre al rendimento del dato dalla piattaforma che AutoFarm a sua volta utilizza, farmate il token farm che vi dà un APY spropositato perché sta avendo un andamento abbastanza parabolico. Vi faccio un esempio: BUSD 94% di APY dato dal fatto che lui va a farmare su Venus, come vedete qui, con un APY del 33,4%, ok, dato da Venus. Quindi se voi andate a vedere Venus vi dà questo APY, e in più vi dà un 54,4% di APY dato da Auto, quindi il token Auto che vi viene accreditato perché usate questa piattaforma. È un periodo abbastanza interessante per AutoFarm, io lo sto utilizzando come vi dicevo, è una di quelle cose ad alta rotazione, nel senso che magari, cioè non penso che dureranno a lungo questi APY così elevati, però finché ci sono, la sicurezza non è male, Cuba 1,5 miliardi di liquidità, insomma finché ci sono conviene approfittarne, soprattutto sui pool di stable che sapete sono quelli che io tendo a puntare di più. Ultima scillata, poi torno da voi per le domande. Domani c'è il live di noi metà Crypto Avengers, chiamiamoci, Mauro, Tiziano, Filippo e io, dove ognuno di noi parlerà di una tematica specifica inerente a trading, investimento, rendite, insomma sarà una giornata interessante. Iniziamo alle 15, ognuno di noi ha uno speech di un'ora e è un evento completamente gratuito, vi lascio il link qua nella chat, che così se vi va di partecipare lo potete fare, vi potete preregistrare, ma di fatto poi sarà un live banalmente su YouTube organizzato da Mauro, grande Mauro, sul suo canale. Quindi ci vediamo domani per chi ha voglia di ascoltarci anche domani, così giusto se non vi bastano i live, le dirette, i video durante la settimana, pure il sabato. Ma sì, ma direte, ma chi me lo fa fare pure di sabato di ascoltarvi? Se non avete niente da fare ci trovate lì. Adesso arrivo da voi e andiamo a partire con le domande. Allora, vi vedo belli carichi e mi piace. Ciao Luca, vorrei provare qualche piattaforma per il farming, ma da neofita trovo un pochino complicato capire come muovere i vari token dagli exchange ad altri wallet, tipo MetaMask, per spostarli sulle varie piattaforme. In particolare non so come muovermi sui token meno conosciuti e come essere certo di spostarli nel modo corretto. Hai qualche consiglio? Allora, innanzitutto non affrettarti, cioè non voler sbrigarti nel senso di fare le cose subito perché hai paura che poi calano i rendimenti e magari nel frattempo non hai imparato bene a usare le piattaforme, fai errori, poi va a finire che perdi soldi, tranquillo, fai un passo alla volta. Allora, ti posso dire che presumo che tu non abbia grossi capitali da dedicare alla DeFi e quindi utilizzerai la Binance Smart Chain. Butta un occhio sul video che ho fatto su PancakeSwap e
così, cioè lì spiego veramente passo dopo passo come collegare MetaMask, come trasferire le cripto da Binance a MetaMask in maniera abbastanza semplice secondo me, perché poi di fatto non è complicato. Ciao, conosci il gas farming su Ether? No, non lo conosco, ma non sei il primo che me lo nomina. Mi dite di più? Cioè, mi avete incuriosito un sacco. Cosa succede? Cos'è? Cosa non è? Binance scrollato, non funziona neanche a me. Sì, c'è quel problemino lì. Ciao Luke, cosa ne pensi di Bake? Bake è un altro pancake, nel senso è un fork fondamentalmente di PancakeSwap, se non erro, con un rendimento spropositato dovuto dal suo token. È un periodo un po' particolare questo, ragazzi, diciamocelo. Non durerà questa pacchia, però ora come ora ci sono tutte queste piattaforme che stanno veramente spingendo tantissimo e vale la pena approfittarne senza esagerare, mi raccomando. Se ci sono piattaforme nuove, poco conosciute, così non facciamoci prendere troppo la mano. Dunque, dove siamo qua? To the moon anche oggi, carichissimi come sempre. Sì, ultimamente è veramente ogni giorno è un pianeta diverso. Oggi il mouse è carico, sì, l'ho appena finito di caricare. E domandone, BNB scoppiano, stabilizzano e BNB non... cioè, allora, calmi, nel senso, è una coin con dei fondamentali non di ferro, di più, però attenzione che questa è palesemente una bolla, quindi non vi venga la malsana idea di fare degli all-in, degli acquisti, delle robe folli adesso, perché siamo veramente all'apice di una candela mensile che è di una lunghezza disumana, spropositata. Quindi attenzione, non confondete i buoni fondamentali col prezzo attuale, perché di fatto è palesemente iperestesa. Questo non vuol dire che adesso non salirà più, perché probabilmente domani sale ancora, nessuno può sapere cosa accadrà, però bisogna sempre ragionare sul discorso del rischio, nel senso, quanto è rischioso acquistare ora? È più probabile che salga, di fare un guadagno, non so, poi dipende quanto orizzonte temporale uno ha, oppure di andare a realizzare una perdita in quell'orizzonte temporale lì. Attenzione, molta molta attenzione. In genere preferisco le carte di debito a quelle di credito, ma quella di BlockFi è troppo bella per non prenderla. Ma il problema è che è solo in dollari, no? Cioè solo negli Stati Uniti, purtroppo, per ora. Ciao Luke, ti segnalo yieldwatch.net per tenere sotto controllo i pool sulla Binance Smart Chain. Lo andiamo a vedere in diretta insieme. Allora, yieldwatch.net, vediamolo. Che cosa ci fa vedere di bello? Ah, ci vuole l'address. Ok, bene, bello però. Tu metti dentro il tuo address, presumo, e ti va a vedere che cosa stai farmando. Interessante, una dashboard simile a Zapper, immagino. Bene, grazie per la segnalazione, me lo segno. Ciao Luca, complimenti per il tuo canale, grazie. Potresti dare un'occhiata a CRV e RVN? Molto volentieri. Allora, CRV ce l'ho qua, no, non ce l'ho più. CRV BTC, andiamolo a vedere, tac. Allora, ha avuto un periodo piacevole, nel senso un piccolo uptrend, ma adesso sta di nuovo ritracciando. Io ne ho parlato sempre come di una coin che purtroppo non mi convince in termini di holding, in termini di investimento. Per quale motivo? Perché è esageratamente dumpabile. Ci sono troppe strategie di yield farming che la vanno a dumpare in maniera pressoché continua, pressoché costante. L'unico incentivo per holdarla al momento è la trasformazione, non so chi mastica Curve, chi l'ha un po' utilizzato, la trasformazione dei CRV in VCRV, in sostanza un lock di durata variabile, fino a 4 anni si può lockare, e se uno locka i CRV trasformandoli in VCRV, in sostanza ha un APY aggiunto dal fatto dell'holdare i VCRV, e in più boosta l'APY dei pool nei quali va a farmare, quindi potrebbe essere interessante, però a fronte dell'esposizione per 4 anni all'andamento di CRV. Non lo so, non mi sembra sufficiente come incentivo per holdarlo a lungo, soprattutto vista l'enorme quantità di altre piattaforme tipo Yearn, tipo Alpha Omora, che utilizzano Curve come piattaforma sottostante per farmare automaticamente dumpando i CRV a mercato. Quindi non lo so, questo non mi ha mai convinto particolarmente, però c'è da dire un però, al momento se qualcuno segue banalmente questo pattern che sta avendo, questo low, lower low con tanto di neckline, rotta rialzo, adesso la stiamo ritestando, quindi non lo so, se qualcuno cercava il long, questa potrebbe essere un'occasione. Ripeto, personalmente un po' speculativamente a causa del trend non particolarmente bello
che ci sta facendo vedere, non credo che andrò a posizionarmi, insomma c'è di meglio. Punto di vista di lungo termine, vi ho già detto insomma un po' la mia visione, questo è quanto. Poi RVN, andiamolo a vedere, Ravencoin, che non conosco. Oddio, cos'è questo pump dell'ultimo periodo? Cioè dampava all'infinito e oltre. Cos'è questa cosa che avevano disegnato, tra l'altro? E adesso ha avuto un pump dovuto a non so che cosa, non so se è successo qualcosa, qualche fondamentale degno di nota. Sta di fatto che, dunque, qui siamo sempre sul settimanale, bisognerebbe attaccare questa zona. Guardate, questo 270 sat circa è un po' quell'area che contiene tutti i low e qua tutti gli high, cioè è un po' il delimitatore tra la fase ribassista e questa fase iniziale. Non sarebbe male vederglielo recuperare, però anche in questo caso, ripeto, io non conosco molto la coin, non so neanche quanto è capitalizzata di fatto, e pertanto non è che andrei proprio a cercare la posizione qui, ecco. Benissimo, continuiamo. Ciao Luca, potresti guardare Reef? Assolutamente sì, vedo tante domande su Binance, non spaventatevi perché Binance ha dei problemi a causa del servizio AWS sul quale si appoggia, quindi questione di tempo. Allora, che cos'è che mi avete chiesto nel frattempo? Me lo sono scordato. Reef BTC, eccoci. Allora, dunque, curioso questo grafico, il dampone iniziale come sempre in ogni launchpad che si rispetti, poi abbiamo una struttura fatta di higher low e higher high, quindi una struttura tutto sommato rialzista positiva. Al momento stiamo andando a comprometterla, no, non ancora, però stiamo andando ad attaccare proprio la prima zona di sicurezza, chiamiamola in questa maniera, ovvero il primo low. Sto parlando dei 65 sat, questo è un time frame giornaliero perché lo storico è moderato, cioè è breve, partiamo dal 2021, pertanto sarà importantissimo vedere come lo approcciamo questo low. Già il fatto che lo andiamo ad approcciare significa che sia un po' indebolita la struttura, perché se continuava a fare degli higher low e al momento, come vedete, ci stiamo dirigendo verso un equal low, è un po' il primo segno di incrinazione di questa struttura qui rialzista, si è indebolita. C'è il rischio quindi che questo high rimanga comunque il top e andiamo a fare una cosa di questo tipo, una sorta di test e spalle, non piacevolissimo. Altrimenti, rimetto questa, se da qua andiamo a fare un engulfing bullish, quindi ci andiamo a riprendere questa zona, questo piccolo cluster formato da due candeline, allora in tal caso ci potrebbe stare un long da questa parte con stop loss qua sotto. C'è un po' da vedere insomma l'approccio con questa zona di supporto a tutti gli effetti. Bene, procediamo. Ciao Luke, eccomi, visto su BNB, io ne ho qualcuno che usavo per il trading, ora sto facendo profitto con 3-4 BNB che avevo lì fermi. Vedete, inizia sempre così, li acquisti per pagare le fee e poi fai più profitto con i BNB che con i trade che fai. Finisce sempre così. Hai visto cos'è il P-Cycle Top Indicator? No, non ho fatto i compiti, mi dispiace. mi dispiace tanto. Ciao Luke, vorrei investire 1000 euro in CeFi. Quale piattaforma mi consigli? Per te più sicura? Allora, guarda, considerando che non ci sono particolari fee, io diversificherei a prescindere. Capisco che magari 1000 euro, uno può dire, per me non sono niente, però tanto davvero non ti costa nulla metterne 250 da una parte, 250 dall'altra, tra le solite, no? Io utilizzo al momento BlockFi, Nexo, Celsius e Crypto.com. Volendoci si può aggiungere anche LEDN, che è ottima, che vale la pena insomma andare a utilizzare anche quelli in più, volendo. Capisco che magari uno non vuole fare 10.000 KYC e in tal caso ci si può ridurre a meno piattaforme. Ecco, considerate che vale sempre il discorso che più si diversifica con la quantità di piattaforme usate e meno rischi complessivi ci si va ad addossare. Non vedo l'ora che dampi tutto, ho bisogno di respirare. Che mondo pazzesco, davvero, guarda, io non lo so per quanto durerà sta situazione, ma ho idea che ci stiamo avvicinando verso una fase di esagerata euforia. Io agisco come sempre, nel senso non voglio anticipare il mercato, cioè mettermi di fronte alla bull run volendo shortare o fare altre cose. Io sto lì a guardare quando ci sono i primi segni, poi di inversione agirò in tal senso. Ne parliamo dopo, però non si spoilera l'analisi dei grafici.
Hanno chiuso il margin, che vuol dire? Ah, il margin trading, secondo me hanno un po' di problemini. Ciao Luca, ci spieghi un po' di lessico di trading? Guarda, mi autoscillo. Ah, l'hai voluto tu, l'avete voluto voi. Allora, se andate sul mio canale, che youtube.com, poi il tuo canale, andate a vedere nelle playlist Trading Consapevole, la puntata numero 2 è proprio un vocabolario del trading, questa qua, tac. Vocabolario e basi del crypto trading, sono un po' di terminologie, quelle, insomma, le basi davvero, l'ABC, però io l'ho incluso perché altrimenti uno non capisce quello che dico, quindi le tipologie di ordine, un po' di lessico, ecco, qualche inglesismo che sennò qualcuno potrebbe storcere il naso e dire non si capisce mai quando parli, ci sta, bisogna conoscere il lessico. Ciao Luca, come vedi la DeFi nel futuro? Pensi punteranno solo su BSC o ci sono nuovi competitor? Io non credo che punteranno solo su BSC, ma semplicemente perché il monochain non sposa molto l'ideale delle cripto, cioè io credo che alla fine ci sarà sempre un'evoluzione, no? Laddove un competitor saprà proporsi bene con degli incentivi interessanti, in primis la sicurezza, i rendimenti e cos'altro? Sicurezza, rendimenti, basta in sostanza, perché poi i rendimenti, mi veniva da dire liquidità, ma i rendimenti dipendono poi dalla liquidità, quindi sono quelle principalmente le cose, e laddove nascerà un competitor che potrà andare a, ecco, le fee, no? Dimenticavo una cosa abbastanza importante, che poi vabbè, a braccetto con i rendimenti. Laddove nascerà, che ne so, su Polkadot, supponiamo, salta fuori una piattaforma DeFi pazzesca che inizia a raccogliere 2 miliardi di liquidità, ti dà un buon rendimento, ti fa farmare un token, è sicura e tutto quanto, allora io mi immagino che, non credo che la gente abbandonerà la BSC e andrà su Polkadot, però io penso che ci sarà afflusso anche a Polkadot. Insomma, è un mondo così, il mondo delle cripto, che vuole diversificare, vuole scoprire e non si fidelizza su una singola chain. Perché su Ethereum alla fine è impossibile fidelizzarsi ora come ora. Io lo dico da fanboy di Ethereum, ci sono fee alte, ci sono rendimenti meno competitivi delle altre e quindi non c'è motivo per focalizzarsi solo su Ethereum. Ripeto, lo dico da fanboy di Ethereum. Io ho iniziato a usare la Binance Smart Chain, mi ci sono affezionato abbastanza in questo periodo perché è semplice da usare, paghi poche fee, rende bene, è sicura perché di fatto si è dimostrata tale e quindi non c'è motivo per non usarla. E lo stesso se dovesse accadere ad altre blockchain. Non spaventatevi per Binance, io vedo un panico pazzesco di tutti quelli che magari stanno entrando ora, non è successo nulla, c'è solo un problema tecnico, non avete il wallet a zero, non vi ha prosciugato tutto. Ciao Luca, secondo te per quanto tempo resterà il ROI alto sulla pool di Cake? Guarda, fin tanto che Cake continua a crescere, anche lui, guardate, cioè, i grafici fanno veramente paura. Tra l'altro è stato aggiunto Cake BTC come coppia. Guardate che roba, cioè insane, totalmente insane. Qualsiasi cosa, tutto va su sulla BSC, allucinante. Nel frattempo Bitcoin sta facendo altri nuovi massimi, all time high in diretta, vediamo se arriviamo a 60k. Non c'è, cioè è incredibile, non ho più parole, non so più cosa dire. Probabilmente l'account di Binance è andato a zero perché c'è un numero talmente grosso come controvalore che non riesce più a gestirlo, allora ha messo zero, è andato in overflow completamente. Ciao Luca, puoi parlarci meglio dell'indice Pulse DeFi? Volentieri, guarda, se tu vai su indexcoop.com trovi in sostanza questo indice che altro non è che non so se avete presente Token Sets, è una cosa molto simile a Token Sets, nel senso che lui va a diversificare su queste 10 coin, ok? E con una percentuale di ognuna pesata sul suo controvalore, nel senso capitalizzazione, ovvero guardate, queste sono le 10 cripto che sono incluse e questa è l'allocazione di ognuna di esse in questo token, quindi ogni, non lo so, voi acquistate un token, un DeFi Pulse Index che costa $429, c'è dentro tutto questo paniere, il prezzo è dato dalla somma di questi componenti, ovviamente i componenti più grossi
peseranno di più sull'andamento del token. È una sorta di ETF su queste 10 crypto DeFi, un ETF sulla DeFi, è da vedere in questo modo. Per completezza e per correttezza anche, visto che vi avevo accennato al fatto che anche su FTX c'era una possibilità simile, ve la faccio anche vedere. Allora, se voi andate su FTX e cercate DeFi, vedete che c'è DeFi Perp e DeFi Future a scadenza 26 marzo. Il problema del future a scadenza è vedete, la divergenza con lo spot, che costa 11.100, mentre il perp è 10.600, e quindi c'è questa componente di sovrapprezzo che, se uno lo vuole holdare, comunque realizza una piccola perdita, perché sapete il discorso del cash and carry: alla scadenza del future, il future matura il prezzo poi del sottostante, quindi è come se ci fosse una piccola componente di perdita continua. Al contrario, il perpetual ha dentro il noiosissimo funding che ogni ora ti va a a farti pagare una fee oppure te la credita, ma è una componente di imprevedibilità, e quindi non mi piace se devo dare una cosa del genere a lungo termine. La differenza è che qui dentro c'è un paniere più ampio. A me piaceva di più, a dir la verità, come allocazione, perché c'è dentro Kyber, Maker, ZRX, REN, REP, che Augur, Synthetix, insomma tutte queste 25 crypto pesate anche loro per capitalizzazione. Un ETF un po' più ampio, però ripeto, con queste problematiche. Tra l'altro, forse c'è qualche altra possibilità più smart, non lo so, se la conoscete potete condividerla. Ciao Luca, vediamo Link BTC e la posizione che hai suggerito? Tra poco, quando vediamo i grafici. Ci siamo quasi con Reef. In che senso ci siamo quasi? Che succede? Ciao Luca, che strategia useresti come exit strategy in casi estremi tipo BNB? I fondamentali sono pazzeschi, ma molti di noi ora hanno il portafoglio completamente sbilanciato. Dici bene. Inoltre pensavo di monitorare la coppia BNB Ether. Ha senso per te? Allora, guarda, come exit strategy dipende, in sostanza. Di exit strategy ce n'è di due tipi. La prima è di andare a realizzare dei piccoli profitti ogni tanto durante le fasi di particolare euforia, quindi nei momenti in cui ci sono dei pump smisurati si può andare a fare qualche piccolo take profit, banalmente. Quando vedi candele così grandi fai un piccolo take profit. La seconda invece è quando vedi dei segni di inversione di struttura, quindi eventualmente un ritracciamento, perché adesso è anche difficile andare a individuare una struttura su un grafico del genere, però... Eh sì, lo confermo. Si potrebbe andare a vedere ad esempio sulle 4 ore, non lo so, esempio, se adesso si forma un po' di lateralità qua sulle 4 ore, quindi un range, e poi lo andiamo a rompere a ribasso, ecco qua l'exit strategy potrebbe essere di andare a fare un take profit in questo primo breakdown, e poi se andiamo a fare un lower low fare un secondo take profit. Insomma, anziché ragionare sul take profit durante l'euforia, si aspetta che l'euforia termini, si aspettano dei segni di inversione, e ogni segno di inversione si va a fare un take profit dicendo si è indebolita la struttura e quindi potrebbe aver terminato la salita. I pro e i contro sono sempre i soliti, cioè se si va a fare take profit durante la salita c'è più probabilità, come dire, di andare a fare ad esempio un take profit qui, ok? Perché comunque io vedo il pump, faccio un piccolo take profit. Al contrario, però, magari poi va avanti ancora a crescere e io mi perdo una parte perché ho venduto prima. Se io invece vado ad aspettare l'inversione di struttura, che accade? Accade che innanzitutto il primo take profit lo faccio qui e quindi mi perdo tutta questa fase perché semplicemente non la riesco a intercettare. Il secondo lo faccio qui e così via, e quindi insomma ho un prezzo medio di vendita che comunque è più lontano dal top tendenzialmente. Che dire, non c'è un modo migliore o uno peggiore, sta alla scelta di ognuno di noi, per quanto, cioè dipende se uno preferisce cercare di andare a vendere a un prezzo più alto con il rischio eventualmente di perdersi l'ultimo pump, oppure se preferisce aspettare col rischio poi di perdersi la zona top perché aspetta l'inversione di struttura. E di fatto sono queste un po' i pro e i contro, però le exit strategy fondamentalmente sono di questi due tipi soprattutto. Dunque, dove siamo? BNB è gas ma viene bruciato, e nel senso, cioè, cosa vuol dire viene bruciato? Cioè, se viene pagato? Dunque, sai che è una bella domanda? Se le gas fee vengono bruciate, secondo me
Non lo so, non credo. Secondo me vanno ai nodi della Binance Smart Chain, ai validatori, di fatto. Non credo che vengano bruciati. Il burn lo fa Binance ogni trimestre. Ciao Luke, cosa ne pensi di BDO? Che cos'è? Potrebbe diventare effettivamente una stable coin? Non la conosco. E New Cypher non conosco neanche lui, bene, non conosco nessuna. Ciao Luca, ho acquistato BNB proprio un mese fa e oggi per la prima volta ho venduto un po' di BNB come autoregalo. Ci sta tutto, ci sta veramente tutto. Ciao Luca, sono un nuovo utente cripto e ti seguo da circa un mese assiduamente. Grazie, mi fa piacere. Sei il top, grazie. Potresti vedere Ren? Ma certo che sì. Andiamo a vedere Ren, progetto interessante tra l'altro, che anche lui sta pompando in maniera galattica. Allora, 4 ore no però. Andiamo a vedere, dunque, bello, bello, guardiamo il settimanale. Il settimanale cosa fa vedere? Fa vedere un po' di irregolarità, però di fatto abbiamo questo cluster che ha fatto da resistenza. Abbiamo questo livello che anche lui è un livello importante, vedete, tac tac, è un pull un po' incrociato. Adesso abbiamo rotto indubbiamente il bottom che abbiamo confermato, quindi qui questa punta, e dobbiamo vedere un po' come ci andiamo a muovere. Quindi andiamo a vedere sul daily se c'è qualche spunto di riflessione. E che dire, la FOMO è molto alta anche qua, c'è un rialzo abbastanza imponente. Si potrebbe andare a prendere questo punto e questo punto come possibili entry. Vediamo se l'intraday ci suggerisce qualcos'altro. Ecco, ci suggerisce proprio questo clusterino che di fatto è quello che abbiamo evidenziato qua. Quindi ritorniamo al nostro daily. Dunque, area di ritracciamento più interessante da monitorare è 2002 fino a 2004. E poi, volendo, per chi vuole esporsi il prima possibile, 2006,50. Stop loss in caso di perdita confermata, magari su time frame settimanale, dei 2100, quindi qua sotto. Oppure, nel caso in cui andiamo a perdere anche il cluster che avevamo evidenziato prima, a 1950, quindi qua sotto. Dipende un po' sempre dall'ampiezza della posizione. Cioè, se uno tende a entrare solo qua, capite bene che già ha un rischio rendimento molto sfavorevole, quindi non so neanche se conviene di fatto entrare lì. Non lo so, entrare lì diventa una cosa un po' troppo aggressiva, cioè andrebbe allora considerato come stop una zona intraday, sarebbe veramente un trade aggressivo, violento. Al contrario, se si cancella questa zona c'è un entry ben distribuito qua con un buon rischio rendimento, tra l'altro mettendo lo stop loss qua sotto, ci potrebbe anche stare. C'è un po' troppa FOMO, però ormai sono tutte così le altcoin. Dunque, buonasera Luca, cosa ne pensi del progetto Prometheus? Non ho la più pallida idea di cosa sia. One Inch sta soffrendo, perché? Dunque, sta soffrendo, vediamo. Eh sì. Ecco, questo è un chiaro esempio di una struttura invertita. Per dire, immaginatevi, giusto per educational ovviamente, perché qua è fatto col senno di poi, è tutto facile, però immaginiamoci di essere qui, no? BNB. Questo, fate finta che è BNB e ci troviamo qua. Lateralizza e poi fa il breakdown. Questa è la classica, ok, top e poi perdita di struttura, addirittura anche il retest. E quindi qua si potrebbe fare il primo take profit, tornando all'esempio di prima, no? Giusto per concretizzare quanto detto in maniera astratta. Poi qua c'è il secondo, lateralità, breakdown, secondo take profit, teoricamente. Ok, così. Nel frattempo, parlando invece di One Inch, c'è da dire che di fatto c'è lower low, lower high, struttura ribassista, sta correggendo e quindi non è molto appetibile. Si può andare, volendo, a evidenziare un po' le aree di supporto, che abbiamo questo clusterino, quest'altro cluster qua giù, tac, quindi parlo dei 7500 dintorni e 5300 e dintorni, e vedere un po' come si comporta la domanda in prossimità di questi cluster. E come si fa a vederlo? Beh, nell'intraday, se vediamo che lo approccia, c'è un po' di domanda, c'è un po' di reazione, vado nell'intraday, cerco il setup long, ad esempio una W, un doppio minimo, un engulfing bullish, quelle cose lì, e lì volendo potrebbe già essere un entry con uno stop sotto a questi spike, caccia stop. Ecco. Bene, torniamo a noi, non perdiamoci. Buonasera Crypto Matti, buonasera anche a te. Stupendo, andiamo in Olanda. Eh sì, detraiamo tutte le gas fee, abbiamo una minusvalenza gigante.
Anche a voi non funziona Binance, problemi su Binance. Cosa ne pensi di Elrond? Dunque, la devo approfondire, mi spiace, devo approfondirla, devo farlo perché so che è interessante. Ciao Luca, complimenti, volevo farti una domanda, ma tu lasci tutte le tue cripto in exchange? Assolutamente no. Nel senso, alcune sì, per forza di cose, perché ad esempio i BNB li uso su Binance, ad esempio gli FTT ce li ho in staking su FTX, ad esempio il mio capitale Bitcoin in parte lo uso per il trading e quindi ce l'ho su Exchange, insomma alcuni per forza di cose li devo tenere lì. Altre le tengo su CeFi, lo so, qualcuno mi dice not your keys, not your coins, hai ragione, però io preferisco la rendita rispetto al detenere le keys, sono un po' in controsenso in questo, però di fatto a me interessa comunque capitalizzare, non gli ideali, cioè non più di tanto, tengo ovviamente agli ideali delle cripto in generale, però senza andare troppo nel massimalismo fino a questo punto. Vabbè, non divaghiamo, in ogni caso è meglio tenerne il meno possibile, questo non è una novità, e quindi quelle che non ci servono per il trading non teniamole su exchange. Ciao Luca, ho usato il tuo referral su cripto per Cro, grande, grandissimo, ti ringrazio. Ecco, un'altra cosa che non ho detto, cioè che ho detto ma non ho ancora detto qui nel live, l'ho detta su Telegram, è che stanno cambiando di nuovo i limiti, i livelli per ottenere le diverse carte premium di crypto.com e dei CRO da mettere in staking, e stavolta non sono più in CRO ma sono in euro, quindi non ci sarà più il delirio di dire sa metto in staking ora che è dumpato, metto in staking ora che è pompato e così via, perché di fatto non dipende dal numero di CRO ma è un valore costante in euro, quindi per la Ruby ci vogliono 350 euro e poi per 10 ogni volta per ogni step successivo, ok? Okay, questa è la novità che sarà in vigore dal 19 di marzo. Chi ovviamente ha già la carta con i coin staking può tenere i suoi livelli senza dover cambiare la quantità di CRO, a meno che non faccia l'unstake, che in tal caso poi deve rimettere con le nuove regole. Quindi attenzione. Dunque, dove siamo finiti? Eccoci qua. Ciao Luke, prima live per me. Benvenuto allora. Complimenti per quello che fai, sei un grande. Grazie mille. Consigli su come scegliere il commercialista? Auguri, amico mio. Tanti, tanti auguri. Devi farne passare tanti, veramente, veramente tanti. E scegline uno smart, cioè non che ti dice, non che ti fa fare cose assurde, tipo di farti fare 150.000 pagine di dichiarazioni, robe per ogni micro movimento. Cioè bisogna diventare smart, bisogna adattare un po' le regole vecchie che ci sono, perché sono vecchie, sono regole che hanno 30 anni del fisco italiano, della dichiarazione dei redditi, con le nuove tecnologie e i nuovi modi comunque di capitalizzare la DeFi, la CeFi, i trade, i movimenti, cioè bisogna rendersi un po' smart, quindi uno che abbia voglia di mettersi lì, di sbattersi un po', di capire di cosa stai parlando e di cercare di non farti dannare. Questo è un po' il come sceglierlo, e sappi che ti ci vorrà un po' di tempo. C'è una grande euforia per Dodo, visto che stamattina è stato listato da Binance. Vuoi darci un tuo parere? Allora, io lo avevo già visto in passato Dodo perché... non mi ricordo perché, però c'ero già incappato. Non l'ho approfondito perché lì per lì non mi aveva incuriosito più di tanto, però forse è il momento di farlo. Ho visto anch'io tutta questa hype. Ciao, mi sono preso un coccolone con Binance. Non sei l'unico. Ciao Luca, mi puoi dare un feedback su Neo? Neo, guarda, ultimamente non sta più facendo parlare tanto di sé. È un po' lasciato lì, purtroppo. Non lo so, non l'ho più tenuto sott'occhio. Io mi ci sono bruciato con Neo, ragazzi, non so se mi seguite dal 2017, no, di sicuro non tutti voi, ma era una delle altcoin con cui ho fatto il bag holder nel 2017, perché prima o poi tutti noi siamo bag holder, diciamocelo. E io con Neo ho fatto uno degli errori più classici, no? Avevo iniziato volendo fare il trade, poi però visto che continuava a dumpare, allora ho detto vabbè, un buon progetto, lo holdo. È andata a finire che ho fatto tipo meno 80% e poi l'ho venduto e l'ho buttato via. Non fate questi errori, non fate. Anche se è difficile non farli all'inizio, perché anch'io sapevo la teoria, però finché non ci sbatti la testa c'è poco da fare, non si riesce.
Ciao Luca, sono quello che un mese fa ti aveva scritto che aveva convertito tutto il suo portafoglio in BNB. Che ne pensi adesso? Penso che sarai bello contento, eh? Però attenzione, faccio sempre il rompipalle, io sono il rompipalle della situazione, però attenzione a non fare mai ragionamenti col senno di poi, perché ti è andata bene, tu hai fatto una mossa molto rischiosa, hai fatto un all-in e ti è andata bene, quindi non confonderti, hai avuto una dose di culo notevole, non ricapiterà e quindi sappi che hai avuto culo, un bel culo, nel senso... A parte gli scherzi, è un bel progetto BNB, vale la pena detenerlo, operarci sopra e tutto quanto, però sappi che un all-in è sempre una mossa ad alto rischio. Ecco. Luca, come si fa a non andare in FOMO? Guarda, non lo so nemmeno io, ci sto andando anch'io in FOMO ultimamente, pazzesco. Cosa ne pensi di Nano? Ma guarda, Nano non l'ho più seguito particolarmente perché non ci ho visto più grossi sviluppi, anche lì non lo so, poi di sicuro mi mangerete e direte che non so cosa sto dicendo, però di fatto non lo so, non mi ha più detto granché. Il grafico non è neanche brutto tutto sommato, perché sta un po' recuperando, ha recuperato da una zona di congestione vicino ai minimi. Guardate, tutto questo bottom che si trova qua sotto l'ha recuperato e di fatto non è male come cosa. Se dovesse andare a rompere anche quest'ultima punta, qua chiudere sopra i 1430, potrebbe addirittura essere un setup long, non sto scherzando. Però lato fondamentale io non l'ho più seguito, mea culpa magari, perché non lo so, ripeto, non mi ha mai destato troppo interesse, poi magari mi sbaglio. Convincetemi del contrario, vale sempre il change my mind per qualsiasi cosa dico. All time high in diretta non è più trending? No, non vale più niente perché ogni giorno è un all time high, quindi ci hanno stufato sti all time high. Però anche qui vorrei farvi notare il grafico mensile di Bitcoin, è un grafico che urla FOMO! Pazzesco, guardate che roba, cioè vedete un po' voi se è sostenibile. Allora, ciao Luke Bomba, presto comprerò la Porsche. Bene, segnale di top questo, eh? Attenzione. Dove sono finito? Boh, mi è saltato tutto, 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 tutto. No, eccoci qua, dov'è il messaggio della Porsche? L'ho perso, vabbè. Ciao Luke, cosa ne pensi dello stock to flow? Per me è stata una rivelazione. Guarda, io purtroppo non sono un fan dello stock to flow perché... di fatto mi sembra che sia troppo bullish, cioè trascura dei fattori importanti, ovvero l'offerta, cioè lui, no, scusate, la domanda. Lui considera solo l'offerta, cioè lui si basa sulla scarsità. È un modello interessante, dal punto di vista accademico, didattico e tutto quanto, perché indubbiamente c'è una correlazione notevole tra Bitcoin e la sua scarsità e quindi la sua offerta. Però attenzione perché se manca la domanda, quel modello non sta più in piedi, quindi bisogna anche concentrarsi su come poter modellizzare la domanda, quindi l'adoption, il numero di wallet che esistono, non lo so, il numero di Bitcoin holdati dagli istituzionali, cose di questo tipo. Sono fondamentali entrambe, la domanda da una parte e l'offerta dall'altra. Ciao Luca, Uniswap sprofonda nell'abisso? Oddio, non lo so, cosa combina Uni? Vediamo, e anche lui struttura ribassista come One Inch, vedi One Inch uguale identica, tac, tac, ritraccia, lateralizza, ritraccia e così via. Quindi, ahimè, non benissimo, non benissimo. Ma buonasera Luca, volevo segnalarti che su Bitcoin, sul lungo periodo, guardando Fibonacci in scala logaritmica, dallo swing high di dicembre 2017 allo swing low. Si ha 1.618 a 60k, interessante. È l'estensione in sostanza. Andiamolo a vedere, Bitcoin dollaro. Prendiamo un grafico pulito, andiamo a vedere un grafico magari settimanale. E dicevi, allora, dallo swing high di dicembre 2017 allo swing low, vediamo un po'. Allora, swing high, questo. Dov'è Fibonaccio? Qua. Fibonaccio. Da qua allo swing low qui, fondamentalmente, no, mi sa che mi sono perso qualcosa. Dunque, rivediamo, di dicembre 2010, lo swing low si ha, non lo so, su scala logaritmica però.
che però non dovrebbe cambiare. Non lo so, mi sa che mi sono perso qualcosa, dal massimo al minimo, vabbè, niente, mi sono inconfuso. Procediamo. Ciao Luca, gasatissimi come sempre, grande. Volevo chiederti, da questa mattina, K-Core è convertibile anche in Bitcoin e Boost? Ma no, Boost già da un po', eh. Come si fa a sapere queste cose in anticipo? Appena è stato introdotto, KBTC è esploso. E guarda, in anticipo non si può, nel senso, a meno che non hai un insider dentro Binance, non si può. Appena succede, dunque, io so che c'è il canale di Binance Announcements, dove vengono, su Telegram, dove vengono appunto postate le notizie, tipo i nuovi payer, eccetera, eccetera. Però in anticipo ti piacerebbe, se si sapesse. Potresti fare una spiegazione generale di hardware wallet? Se devo tradare, devo spostarli ogni volta? Ma guarda, se devi tradare non ti conviene spostarli ogni volta perché spendi fee in continuazione. L'hardware wallet è utile se devi holdare, quindi quello è per quello, altrimenti non conviene granché. Dunque, ho chiuso posizioni di futures e opzioni, mi sono fatto in mano, ora aspetto di capire in che mondo vivo. Guarda, se le hai chiuse in profitto, goditele e sappi che hai fatto bene, perché hai realizzato un profitto, e un profitto è sempre un profitto, come dice il famoso detto. Le montagne russe non sapete cosa siano, sono queste le montagne russe. Account azzerato su Binance, non temete. Allora, vediamo ancora un paio di domande tra le ultime adesso, così poi andiamo a vedere i grafici. Oggi, vedendo il trend altamente rialzista, ho convertito i Bitcoin che avevo in BNB. Io infatti ho fatto profitto. Non ho trovato però sul sito di Binance quanto costa fare conversione da una cripto a un'altra. Tu sai dirmelo? Allora, se tu intendi il pulsante converti, cioè per capire, vi faccio vedere qua, ci sono, l'avevo messo anche nel tutorial, in trading ci sono, cioè converti base avanzato. Converti di fatto ti fa convertire da una cripto all'altra. Le fee non cambiano, sono sempre dello 0.1%, ok? Senza BNB, se paghi le fee in BNB 0.075, e se usi il mio referral link Shilling Time hai un ulteriore sconto del 20% per sempre sulle fee spot, e quindi usalo, dai, che male non fa. Allora, ciao Luca, c'è qualche ragione per cui non bisogna mettere sempre i propri BNB nei launch pool al posto di tenerli fermi in wallet spot? No, non ce n'è ragione. Se si possono mettere a rendita su Binance non ce n'è ragione, a meno di quelli ovviamente da usare per le fee e per altre rendite. Però tu di fatto, cioè quelli che lasci anche nei launch pool, per dire, o nei flexible savings eccetera, ti contano anche per i benefit, ad esempio, del cashback della carta, di tutto, quindi assolutamente nessun motivo per tenerli fermi. Dunque, ciao Luca, 1000 euro su Binance, dove li piazzeresti? Non lo so, guarda, ho fatto il video, come io investirei 1000 euro in cripto, vattelo a vedere. Ciao Luca, ma la domenica crollano tutti i prezzi o una leggenda? Perché è la terza domenica di fila che mi succede, è una grandissima leggenda direi, non succede sempre, quindi... No, assolutamente no. Sono contento che hai iniziato ad accumulare DPI, perché anch'io sto acquistando ETF sulla DeFi. Io preferisco PayDAO. Ecco, grande. Dacci un occhio, hanno introdotto una feature per risparmiare il 97% di gas quando il file mining di un ETF. Poi alcuni di questi generano dei rendimenti passivi. Grande, PayDAO. Grazie per la dritta. Me lo segno sicuramente questo, perché visto che sto facendo appunto questo pack sul settore DeFi, che appunto arrivare al 2% del mio portafoglio allocato lì potrebbe assolutamente interessarmi. Dunque, bene, benissimo. Ah, ecco, se cambi la scala logaritmica del grafico devi anche cambiarlo sul tool di Fibonacci dai suoi settings, tasto destro del mouse su Fib. Grande, ottimo, benissimo, grazie per la dritta, poi ci riguardo, però adesso dobbiamo dare uno sguardino ai grafici in questi 10 minuti. Allora, Bitcoin, niente da dire, procede la salita, ormai credo che siamo abbastanza in parabolico. Andiamo a vedere se ho visto che c'è anche lo strumento, no, per disegnare o no. Avevo visto, qualcuno mi ha detto c'è lo strumento per fare il trend parabolico. Che cos'è, la curva forse? Non lo so, vediamo, tac, eccolo. Sì, ma un po' random, come strumento. Tac, così. No, non mi piace granché. È anche troppo per questa curva, quindi non, no, forse c'è da mettere più punti.
Non lo so, lasciatemi divertire così oggi, no, niente, vabbè, facciamo finta di niente, non ho detto niente, non esiste nessun tool e no, il discorso è semplice, siamo in grande, grande FOMO, quindi fin tanto che si è in FOMO mode, sempre il solito discorso, vale il buy the dip fino a prova contraria, quello che dicevamo sempre, ultimamente ci eravamo lasciati con questo pool di liquidità e quest'altro pool di liquidità, che rimangono quelli validi su time frame giornaliero, si sono aggiunti pool di liquidità sopra, quindi come sempre abbiamo quelli sotto che sono un po' più strong ma meno probabili perché di fatto ci vuole una correzione più ampia e poi ci sono sempre quelli sopra, ok? Questo è superato perché è stato bucato, questo è anche lui abbastanza superato, alert partito nel frattempo, exit long, bene, grazie, probabilmente è andata bene questa operazione, bella bot, quindi ne abbiamo uno qui al momento in più e uno qui sotto per andare a prendere degli eventuali flash ritracciamenti, perché flash crash è un termine un po' troppo violento per indicare un movimento di un 2%, sarà 3%, no, forse un po' di più. Però allora, questi sono i pool 1, 2 e 3 sono i pool da ritracciamento, quindi un po' più distanti. Questo invece è il pool da flash, ok? Quindi da una micro dip. Se andiamo a vedere sul time frame intraday, proviamo, si può vedere se c'è qualche tipo di confluenza. Allora, abbiamo il cluster di prezzo in quest'area che poi di fatto si va a sovrapporre bene o male coi pool che abbiamo visto sul time frame giornaliero. Quindi le aree direi che non cambiano, perché se vedete questa zona è anche la zona di domanda appena sopra a questo range. Se noi qua dentro andiamo a disegnare un range, noi abbiamo un pool sotto e un pool sopra, la solita storia, no? E pertanto questi due livelli rimangono livelli significativi. Proviamo a vedere anche sull'orario. Allora, ecco, sull'orario guardate che cosa bella. C'è anche un bel clusterino proprio qui, guardatelo, tac, molto bello, eh? Clusterino che si va a posizionare esattamente all'interno di quel pool di domanda. Che dire, lo rafforza, potrebbe essere un primo punto di eventuale pesca in caso di flash crash. Quindi ripeto, buy the dip fino a prova contraria. Qual è la prova contraria? L'inversione di struttura, la solita cosa, ormai vi annoierò con i miei metodi sempre uguali, però di fatto è un metodo che potrebbe tranquillamente protrarsi fin tanto che c'è questo andamento rialzista. La prima prova contraria potrebbe essere la perdita di questo come lo chiamiamo cluster di fatto, che violerebbe la struttura di brevissimo, perché questa è l'ultima leg up. Di fatto qui abbiamo un clusterino che fornisce un supporto. Se andiamo, soprattutto se ci rimbalziamo anche, facciamo un po' di movimento e poi lo andiamo a perdere, tac, vedete, abbiamo di fatto un piccolo breakdown, niente di trascendentale, però un piccolo breakdown che poi ci sposta al target sottostante, che è 47.000 e sotto e 45.000 e sotto, questi due pool di domanda a scendere. Se andiamo a perdere anche questi due pool, bene, abbiamo costruito un costrutto di top già molto più brutto, perché di fatto tutta quest'area verrebbe violata a ribasso e quindi lì inizia a incrinarsi di più la struttura anche da un punto di vista più ampio, ecco, non solo di brevissimo. Quindi segno numero uno, perdita di questo cluster per l'inversione potenziale di struttura. Segno numero due, perdita di tutta quest'area. E allora lì ci sta iniziare a non lo so, a seguire di più uno scenario di ritracciamento, coperture short e cose simili. Al contrario, la copertura short teoricamente avrebbe già senso con una esposizione limitata, chiaramente, in caso di breakdown da questa struttura. È un inizio, ok? Con stop loss sopra i massimi. E poi eventualmente lo si va a crescere come size laddove andiamo a perdere anche queste due zone. Poi, cos'altro vi volevo dire? Basta, perché fin tanto che questo non accade, finché la prova contraria non c'è, abbiamo la FOMO mode a manetta e quindi buy the dip, buy the dip, buy the dip. Questo è Bitcoin. Poi andiamo a vedere Ethereum, anche se poco bello Ethereum. Io sono uscito dalla posizione, ve l'ho detto, proprio perché avevo visto il costrutto di top qua sopra. Non per motivi fondamentali di gas, mica gas, perché quello lascia il tempo che trova, cioè per un'operatività di questo tipo capite bene che non si può dire van tutti sulla Binance Chain adesso e quindi Ethereum crolla. No, cioè
non ha senso, quello è un fondamentale di lungo periodo. Ethereum è sempre Ethereum, dai, non diciamo storie, e al momento non è ovviamente da long speculativo, perché è una struttura che al momento tende di più al ribassista che al rialzista. Si è formato un piccolo pool di domanda locale qua, che però non credo durerà a lungo, perché il primo attacco della domanda è stato soppresso proprio oggi da questa candela, e quindi il prossimo target è 0.0335, il famigerato, e poi a scendere, cioè se lo perdiamo andiamo a vedere i target più in basso. Quindi niente da dire, Ethereum non è da long in questo momento. Poi abbiamo detto Chainlink, ve l'ho promesso. Allora, Chainlink, oggi abbiamo visto una possibilità di posizione long bella aggressiva, ve l'ho condivisa su Telegram. Allora, l'ipotesi che ci sta dietro è questa. Abbiamo una triangolazione di questo tipo, boom e boom. Eccoci, e quindi andare ad agire in maniera anticipatrice cioè dicendo che questo sarà un triangolo, anche se non ne abbiamo la certezza, perché poi adesso potrebbe andare a fare un'altra leg down e andare a fare un range anziché un triangolo. Però noi possiamo dire, bene, supponiamo che sia un triangolo, quindi long, e lo stop loss si può mettere aggressivo da queste parti, cioè sotto a questi spike, altrimenti un po' più largo qua sotto. Ok, tra l'altro, vabbè, qua sotto andrebbe a fare anche un lower low, anche se non fosse un triangolo, quindi se dovesse essere un range, se avessi lo stop loss qua mi salterebbe clamorosamente, se ce lo avessi qua sotto no, però di contro ho un rapporto rischio rendimento molto più penalizzante. Quindi questa è un po' la possibilità su Link. Altrimenti si può aspettare il breakout, tac, quindi layer high, di fatto eventuale retest se mai ci sarà. Insomma, sapete, ogni setup ha i suoi pro e i suoi contro. La cautela porta al ritardo e l'aggressività porta un maggior rischio rendimento e un minor possibilità di miss, però di contro una maggior possibilità di prendere la legnata stop loss. Poi cos'altro abbiamo da vedere? Dunque, nulla di particolare. La capitalizzazione totale, anche lei to the moon, con un primo clusterino qua che possiamo andare a evidenziare, però insomma non ha senso, anche lì significherebbe perdere quello per iniziare a incrinare la struttura, cosa ancora molto lontana. Dominance. La dominance adesso è un po' fuorviante, perché capite che con BNB che ti fa un più 50%, e dov'è? Qua sopra, più 50, no, vi ho detto, è dampato già, no, impossibile. Con BNB che ti fa un più 50%, da solo ti va in sostanza a prosciugare un po' la dominance, cioè sembra meno di quello che è, nonostante le altcoin stiano soffrendo. Quindi considerate anche questo fattore. Di fatto continua la stessa visione, ok? Quindi il discorso che abbiamo un possibile costrutto di bottom, che se si rivela una lateralità procede l'alt season, se si rivela un costrutto di bottom e lo rompiamo a rialzo, attenzione che l'alt season è terminata, fine della pacchia, quindi attenzione, cioè fine della pacchia nel senso che performa meglio Bitcoin delle alt, cioè fine della pacchia che compri alt alla cieca e ti fanno dei per 50. Questo è quanto. Allora passo la parola a voi per qualche ultima domanda, vediamo un po' cosa avete da dire. Band è la via, andiamo a vedere Band, che anche lui lo stavo seguendo con interesse, ma ahimè oggi ha rigettato un po' l'attacco alla resistenza. C'è da stare all'occhio con 36.420, questa resistenza qua, questa linea qua, perché se sul settimanale ce lo mangiamo, in particolare andando a prendere la liquidità qui a 43.000 sat, cioè se facciamo tac, presa liquidità, tac, retest, con chiusura magari sopra, allora è un setup long coi fiocchi, stop loss in caso di riassorbimento, ok? E altrimenti se non ci pigliamo la liquidità c'è poco da fare, se non rompiamo la resistenza e non ci pigliamo la liquidità non c'è trippa per gatti, si rimane nella zona di bottom che bisogna rompere. Poi VET USD, andiamolo a vedere, USD poi, mi vuoi proprio complicare la vita. USDT, dai, concedimelo, tac. Allora, il grafico è bello, c'è niente da dire, però c'è la componente Bitcoin. Allora, andiamo a vedere il daily, sta lateralizzando, attenzione, perché questo potrebbe essere un top,
così, tac, se viene rotta a ribasso, rischio top, attenzione. E se viene rotta a rialzo, prosecuzione rialzista. Andiamo a vedere VET-BTC per confermare il tutto. VET-BTC, non benissimo, eh? Perché questo 100 sat se lo sta un po' perdendo, che è un settimanale. Attenzione, perché se questo si rivelasse un falso breakout, non sarebbe una bella cosa per VET. Occhio, occhio, non è proprio da fiondarcisi dentro. Poi, Luca, ho capito che guardi Ether in BTC, so il perché, ma non capisco, dici di essere uscito dal long speculativo di Ether quando in USD è in price discovery. Te lo spiego subito. Allora, da una parte c'è la mia allocazione nel portafoglio su Ethereum, che è ovviamente cioè misurata in dollari, in stable, no? In fiat come controvalore, perché io guardo il mio portafoglio complessivi investimenti e guardo quanto cresce o decresce di valore nella valuta fiat. Deve essere quello il riferimento. Poi, se tu consideri che una parte di Bitcoin, immaginati, io voglio mettere a rendita il 10% dei miei Bitcoin massimo tramite il trading. Quindi l'obiettivo è sempre avere più Bitcoin per quel comparto lì. Conseguenza diretta, io faccio i trade Bitcoin altcoin, ok? Quindi io guardo il grafico Bitcoin altcoin, prendo posizione quando il grafico Bitcoin altcoin mi suggerisce il setup long. In questo caso Ethereum Bitcoin non me lo suggerisce, chiudo la posizione, tutto lì, basta. E questo è quanto. E la prenderò quando me lo suggerirà. Questo non cambia nulla sulla mia allocazione, perché se Ethereum dollaro dovesse iniziare ad andare in downtrend, inizierei a coprire con uno short quella posizione lì usando come collaterale Ethereum stesso. E lì andremo invece sul discorso appunto Ethereum dollaro. Amici, questo è quanto. Ho finito di stufarvi con tutti questi discorsi tecnici che però spero vi interessino sempre perché, sapete, io ci tengo molto a puntualizzare queste cose piuttosto che fare FOMO un po' fine a se stessa. Bisogna essere consapevoli dei propri investimenti, dei propri trade, di come gestirli e tutto quanto. Bene, io vi do appuntamento a questo punto a domani, giusto perché non ci vediamo abbastanza. Ormai credo che voi siete le persone che vedo di più in assoluto, vedo per modo di dire. Quindi alle ore 15 mi raccomando al Crypto Trading Day, sarà divertente, non perdetevelo perché è gratuito e quindi già solo per quello ne vale la pena se vi interessa il tema. Noi invece ci rivediamo lunedì in live sul mio canale Twitch, come sempre alle ore 18 perché il lunedì è alle 18 e basta, vi auguro un buon weekend e alla prossima, spero a domani. Ciao a tutti e forza BNB!